Buongiorno. Qual è stato l'errore principale di questa sessione di mercato estiva? Dunque, ce ne sono stati alcuni dal mio punto di vista. Il non rinforzare l'attacco seriamente con un giocatore da 15-20 gol effettivamente ha portato ad avere necessità di svariare il gioco diversamente. Adesso, dopo qualche anno, che vediamo Pioli giocare comunque dal 2020, abbiamo avuto un esplauso, una differenza comunque abissale da quando non c'era Ibra, quando è arrivato. Il modulo è cambiato in base all'adattamento del gioco di Ibrahimovic. Cosa succede? Quando Ibrahimovic entra a gennaio, dopo la sconfitta contro l'Atalanta 5-0, Pioli, penso tramite Ibrahimovic, decide di cambiare il metodo di gioco e comincia ad attuare il nostro attuale 4-2-3-1. Questo per riuscire a fornire più palloni possibili allo stopper davanti che è Ibrahimovic, che può tirare o fare assist o comunque fare sponde. Questo è stato il problema di quest'anno. Perché? Perché il Milan, ovviamente, per riuscire a fare questo tipo di gioco, ha bisogno di un trequartista. Ricollegandomi, l'errore secondo me è stato avere Brahim Diaz come titolare trequartista del Milan. Il motivo è semplice: non è un trequartista in grado di gestire una squadra da solo, perché non ha altri appoggi comunque, non ha uno che può rimpiazzarlo e soprattutto il giocatore non è pronto, secondo me, a fare questo tipo di gioco. Perché penso sia una questione di esperienza, ma più che altro fisicamente il ragazzo non c'è. Non è quello che dovrebbe essere, è piccolo e magro, non ha forza. Cosa voglio andare a dirvi? Una cosa semplice: secondo me ha trovato Pioli il metodo di cambiare, di evolvere la squadra e farla diventare competitiva in una maniera nuova. Finalmente c'è stato un cambiamento e l'abbiamo visto domenica. Io non so se vi siete resi conto che è successo domenica. Domenica si è giocato con Kessié trequartista, ma non è un trequartista e non ha giocato tre quarti. Il gioco era un 4-3-3. Abbiamo giocato 4-3-3 con Bennacer a destra, alto, Kessié a sinistra, alto, e Tonali vertice basso. Cosa succede? Quando si imposta, Tonali passa la palla a loro che dialogano con gli esterni, quindi Messias, Salimakers, Leao o Rebic. Che in questa maniera il gioco è più fluido e si fanno incursioni laterali. Quando si difende, invece, diventa una cosa molto interessante. Perché che sì, si prende un giocatore, Tonali un altro, Bennacer un altro. Questo porta ad avere un nuovo tipo di esplosione nel calcio moderno. Attenzione a quello che sto per dirvi, perché quando si difende. Questo mi ha fatto veramente pensare, perché l'attacco è questo in impostazione, questo qui a 3. Ma quando si difende a 4-5-1. Sentite bene cosa sto dicendo. 4-5-1. Qui, secondo me, si sta mettendo le basi per la stagione successiva, dove secondo me andremo a giocare a 3-5-1, 3-5-2. Perché abbiamo Adli che entra, Pobega che torna. In questo momento, onestamente, il centrocampista a noi serve una persona che venga e che sia una occasione. Non serve avere in questo momento, cioè Renato Sanchez è una cosa che io vorrei tanto, un giocatore che vorrei veramente. Ma onestamente, c'è da anche essere molto chiari. I giocatori che abbiamo, c'è da rimpiazzare che sì, ovviamente, questo è il punto essenziale, ma i giocatori che abbiamo possono fare questo gioco e sinceramente ce l'hanno fatto vedere domenica difendendo a 5 in centrocampo, abbassando le due ali e formando la linea 5. Quindi una cosa veramente diversa, un gioco veramente diverso. Pioli sta espandendo il suo modo di pensare e non è da tutti, non è da tutti, perché guardate l'Inter, non riesce a cambiare modulo, questo è il modulo. Il Milan in questo momento sta facendo un'evoluzione. E molto probabilmente vedremo risultati nelle prossime 10 partite. Cosa voglio dire con questo video? Che Pioli ha fatto fuori il trequartista. Avendo un problema lì, l'ha eliminato. Semplicemente. Adesso probabilmente giocherà ancora qualche partita, immagino, il nostro amico Diaz. Ma dubito seriamente che sarà
veramente l'uomo da battere. Secondo me il modulo sarà un 4-3-3 da adesso in poi. A meno che non ci siano infortuni, cose varie, che siamo sempre sfigati su questa cosa, onestamente lo sappiamo tutti. Con questo vi lascio una parentesi. Ditemi voi come vedreste giocare Milan il prossimo anno. Secondo me 3-5-2. In questa maniera qui cominceremo a essere veramente pericolosi. Se in più il prossimo anno ci prendiamo una punta seria, allora sì che saranno cose veramente divertenti per noi. E attenzione alle voci su Scamacca, ragazzi, attenzione, ne parlano tutti. Attenzione, perché noi